Il ponte sull'Orme, lungo la statale 67 a Empoli, sarà riaperto al traffico il 31 gennaio 2023, al termine dell'intervento che ha prima portato alla demolizione del vecchio ponte e poi alla realizzazione della nuova infrastruttura. Un cantiere, come si legge in un comunicato stampa, che ha preso il via nel mese di agosto 2022 con tre differenti fasi di lavorazione, a partire dalla cantierizzazione e dalla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti nel vecchio impalcato, così da procedere con i lavori senza interrompere i servizi, per 30 giorni di lavori. A questa prima fase è seguita quella relativa alla demolizione del ponte, al consolidamento delle due spalle, per 45 giorni di lavori, per poi concludere con la terza fase dei cantieri, attualmente in corso per la realizzazione del nuovo impalcato del ponte in appoggio alle spalle, adeguate e consolidate con struttura portante in acciaio per 60 giorni. A chiusura dell'intervento è prevista la realizzazione delle opere di finitura, parapetti, segnaletica orizzontale e verticale e altri piccoli interventi per la conclusione dell'opera che richiedono alcuni giorni ulteriori. In tutto circa 4 mesi e mezzo di lavori che si completeranno, come detto, in questo mese di gennaio, secondo la tabella di marcia stabilita nelle fasi di avvio dell'opera.